Buongiorno a tutti e bentornati. In questo tutorial modelleremo un manufatto architettonico, una parte del castello medievale di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. È un castello che è posto su un'altura delle colline moreniche del basso lago di Garda. È stato costruito tra il XIII e il XIV secolo dagli Scaligeri e questa lunga costruzione si evince anche dalla differenza morfologica di alcuni elementi. Ad esempio, ci sono tre torri a base rettangolare, quadrata, con merlatura a coda di rondine, cioè ghibellina, e una a nord invece con una base semicircolare, con merlatura invece guelfa, cioè piatta. Andiamo a vedere meglio queste quattro torri, che si vedono in maniera più distinta da una fotografia posta dal basso, dal parco Sigurtà, e si vede ancora meglio invece dall'alto, in questa foto aerea vista da nord, si vedono le tre torri rettangolari, quella a nord e soprattutto la possanza del mastio. Il mastio è la torre principale, quella dell'estrema difesa, e sarà proprio l'oggetto che noi andremo a modellare. Qui si vede con una fotografia di dettaglio in maniera migliore come si ottengono le misure di un elemento architettonico. Si ha la fortuna di avere proprio gli elaborati grafici di rilievo, ma sono difficili da acquisire da parte delle amministrazioni di solito pubbliche, o si fa una fotogrammetria, cioè si misura direttamente su una foto le proporzioni, soprattutto se la fotografia è quella posta distante, cioè con poche operazioni prospettiche, e si può utilizzare sia Photoshop o GIMP o qualsiasi altro tipo di strumento. Noi però oggi utilizzeremo un altro tipo di strumento, cioè io l'ho fatto personalmente, ho avuto la fortuna di trovare in internet un modello tridimensionale fatto da questo VR EBI nel 2014 del Castello Scaligero di Valeggio, grazie EBI. Andare in SketchUp, che è un software sempre di modellazione architettonica tridimensionale gratuito, che magari vi spiegherò come usare più avanti, che mi dà la possibilità di prendere delle misure e acquisirne. Eccole qua, ad esempio questi 37 metri non sono altro che la lunghezza della parte inferiore della torre. Cosa andremo a costruire poi alla fine? Andremo a costruire un modello in scala 1 a 100. Voglio dire che questo modello è preciso perché riguarda le misure, però alcuni dettagli imprecisi come la merlatura angolare e come soprattutto il numero delle aperture. Le aperture qui sono caratterizzate da una mappa unica su tutti e quattro i fronti della torre. In realtà non è così, perché si vede ad esempio in questa fotografia che ci sono anche delle aperture in basso nella parte ovest che permettono l'accesso, e che un po' a metà altezza sul lato est invece un'apertura che permette l'accesso alla torre. Devo dire che non ci sono le finestre su tutti e quattro i lati. Comunque, a parte questo, dalle fotografie si è riuscito a vincere tutte le misure necessarie e quindi ho redatto questo eidotipo, cioè l'insieme di schizzi di misure che utilizzeremo proprio per la costruzione del nostro modello. Come vedete ci sono tre finestre superiori e due invece nei lati inferiori sono le aperture che permettono l'accesso. Questo sarà grosso modo il risultato finale in scala 1 a 100. Come si modella un oggetto abbastanza complesso come questo? Non si parte dal basso come chi costruisce fisicamente l'oggetto, il mastio, ma si parte da un elemento, diciamo, unico che va a comporsi per formare oggetti composti. In questo caso sono i merli. La merlatura è suddivisa in due parti, una è quella dei merli a coda di rondine laterali, quella, e quest'altra è quella dei merli d'angolo. Una volta composti vanno a formare la parte superiore, che è sporgente rispetto al resto della torre proprio per permettere la difesa piombante, e poi andremo finalmente, insomma, a risommarlo e a costruire il nostro oggettino. Adesso però è giunto il momento di mettere le mani in pasta e cominciare a modellare.